Molti ci chiedevano quindi non c'è un esonero o un'esenzione un per, per quanto riguarda il pagamento della Tari I commercianti e gli esercenti, quindi le utenze non domestiche, procederanno al pagamento delle rate della Tari e poi riceveranno un, questo contributo, quindi un rimborso. Sì, non c'è un esonero o un, un annullamento. Noi abbiamo due rate scadenza 16 novembre e 16 dicembre, che vanno pagate quella del 16 e noi reagiremo eh, con. Contributo. Questo contributo andrà a copertura parziale della TARI 2021. Molte città hanno pensato di sospendere il mercato settimanale per Cava dei Tirreni. Si pensa lo stesso a questa sospensione per il contenimento del contagio Covid? In questo momento, attenendoci alle norme del DPCM, la campagna è zona gialla. Quindi i mercati sono consentiti, però noi con il sindaco, con ordinanza ha contingentato l'ingresso. Se eh, i dati dei positivi a Cava continuano a crescere, non è escluso che il prossimo mercoledì il sindaco può adottare, eh, essendo lui la massima autorità eh, sanitaria, può adottare un'ordinanza di chiusura del mercato al pari dei comuni vicinori. Si avvicina quello che di solito è un periodo più felice, il Natale, si pensa a quelle che potrebbero essere le iniziative da mettere in campo con l'assessorato alle attività produttive. In questo caso, che cosa si può pensare e immaginare? Tutte le risorse che magari ogni anno noi destinavamo ai festeggiamenti del Natale saranno sicuramente impiegate per stare vicino alle famiglie bisognose e alle tante attività che sono costrette da questo nemico invisibile ad abbassare le saracinesche. Salve le luci natalizie, c'è già il bando per abbellire la città. Sì, sicuramente le luci natalizie, però sempre all'insegna della sobrietà. Eh, è un momento molto, è un momento drammatico dove c'è poco da festeggiare. Forse eh, la cosa che dovremo fare è quella di sentire l'aspetto religioso del Natale, più che l'aspetto diciamo, del divertimento, perché il momento è quello che è.